こんにちは、泉です。Oggi il video 51, 51 del corso di giapponese per principianti. Quindi, come quello del 50, vorrei spiegare una frase che in italiano non esiste grammaticalmente. Prima di tutto, però, faccio un appello. Apro il corso per principianti assoluti lunedì sera alle 18. Chi è interessato, scrivimi una mail. La frase di oggi è te okimasu. Formante del verbo più okimasu di posare. Quindi fai qualcosa e okimasu. Il significato ovviamente non è così letterale. Ci sono due tipi di significato. Primo è fare qualcosa, si dice formante di questo fare qualcosa per il futuro. Preparativi. Prima di andare in vacanza faccio la valigia o prenoto l'hotel, leggo la guida, così. Secondo significato è lasciar stare. In italiano questo primo significato di preparativi non si esprime grammaticalmente, però in giapponese esiste questa grammatica. Allora studiamo insieme in che situazione si usa, come si usa anche la forma più corta. Primo significato per preparativi. Faccio qualcosa adesso, ma pensando al futuro. Questo è grande senso. Vediamo le frasi di esempio. Kaigi no mae ni kopi o shite okimasu. Prima della riunione faccio la fotocopia. Kaigi no mae ni kopi o shimasu. Questo shimasu diventa shite, formante te okimasu. Significa preparativi. Domanderai che differenza c'è kaigi no mae ni kopi o shimasu e shite okimasu. Il dato di fatto è lo stesso, quindi in italiano è sempre faccio la fotocopia. Non si può cambiare. Però in giapponese shite okimasu ha più senso di preparativi. Facciamo adesso per dopo. Seconda frase. Sumaho o kaikaeru mae ni backup o totte okimasu. Sumaho e smartphone. Kaikaemasu e cambiare, cioè kaimasu, kaemasu, quindi riacquisto quello nuovo, cambiare smartphone. Mae ni, prima di cambiare smartphone, backup o totte okimasu. Faccio backup. Questo è chiaro che devo fare prima come preparativi. Faccio prima pensando al futuro. Biru o reisouko ni irete okimasu. Metto la birra nel frigo. Anche questa è la frase fa intendere che per bere dopo. Lo scopo è dopo. Scattara aratte oite kudasai ne. Se lo usi, lavalo per favore. Anche questo, lavare, per chi lo usa dopo. Secondo significato, questo forse è più facile da capire, perché anche in italiano esiste una parola che è lasciar fare e lasciar stare. Per esempio, sono mamma ni shite oite kudasai. Sono mamma così come è, sono mamma ni suru fare così come è, shite oku lasciar fare così come è. Si usa per esempio quando faccio qualcosa sulla scrivania e qualcuno mi chiede metto a posto le cose, dico io sono mamma ni shite oite kudasai, perché lo uso dopo. Kanojo wa ima okotte iru kara sotto shite okou. Sotto suru e lasciar stare nella calma. Sotto shite okou. Siccome lei è arrabbiata, lascio stare con calma. Lascio stare nella tranquillità. Sotto shite okou. In tutti e due i sensi, fare qualcosa e posare, te okimasu, è il senso fondamentale. Te okimasu è usato per come preparativi per il futuro oppure lasciar stare.
Questo te okimasu ci sono anche i modi più corti per dire come te shimaimasu diventava ciao o jau, te okimasu diventa toku o doku. Te okimasu, forma in te del verbo è te, toku e de come yonde, shinde, allora doku. Questo verbo toku o doku potete considerarlo come un verbo di primo gruppo go dan doshi vero e proprio, cioè tokanai, tokimasu, toku, tokeba, toko. Ci sono queste coniugazioni in tutti i sensi. Vediamo le frasi. Mada tsukau kara oitoite. Mada tsukaimasu kara oite oite kudasai. Mizukai iikata. La forma corta. Mada tsukau kara oitoite. Teoku diventa toku. Toite toite kudasai. Heya o katazuke tokanai to okaasan ni okorareru. Se non metto a posto la stanza, la mia mamma mi sgriderà. Katazukete okimasu diventa katazuketoku. In questa forma di dovere, tokanai to. Tokanai to. Kono shiryo, ashita made ni yondoite. Yonde okimasu diventa yondoku. Questo, yondoite. La forma imperativa gentile. Laishu wa isogashii kara nitsuyobi ni kaimono shitokou. Shiteokou. Shiteoku tokou. La prossima settimana sarò impegnata, perciò in domenica faccio la spesa. Hottoite! Hotte oite kudasai. Letteralmente significa che lasciami stare. Sicuramente va pronunciata così. Hottoite si usa quando una donna è molto arrabbiata. Hottoite! Però quando una donna dice così non si deve mai lasciar stare. Hottoite wa ikemasen. Questo modo corto di te shimaimasu diventa ciao, te okimasu diventa toku, si usa spessissimo e anche molto veloce perché è modo molto colloquiale. Quindi allenatevi agli orecchi. Per esempio questa frase, wakarimasu ka? La frase di conversazione con me e un'altra persona. Kino mo masku wasurechatta kara, mo kyou wa bakku ni iretoko. So da ne. Iretoita hoga iyo. Avete capito? Io ho detto anche ieri ho dimenticato la mascherina, perciò la metto prima nella borsa. L'altra persona ha detto sì sì, è meglio metterla prima. Avete capito come sarebbe la forma lunga? Kino mo masku wasurete shimaimashita kara bakku ni irete okou to omoimasu. そうですね。入れておいた方がいいと思います。Cambia molto, no? Allora, infine, facciamo il quiz. Dico una frase con la versione corta. Pensate come sarebbe la versione lunga, anche significato. Mettete la vostra risposta nel commento. Ikuyo. 昨日はデパートでセールしてたから、シャツ5枚も買っちゃった。夫には言わないどこ。La lezione di oggi finisce qui, iscrivetevi e ci vediamo presto. Ciao ciao!